Siamo al castello di Novara con Francesco Luciani, presidente del Museo Ferroviario di Suno. Fino a domenica 27 marzo è allestita una splendida mostra di modellismo ferroviario, una mostra organizzata da voi e da un maestro modellista. Da noi come gruppo ci siamo avvalsi della collaborazione di un modellista, un maestro modellista molto capace che è Venticelli Ferdinando, che ha coordinato l'esposizione. Noi abbiamo fatto l'organizzazione e contatti con le associazioni e lui ha coordinato quello che è tutta quella che è l'esposizione e quant'altro. Abbiamo diverse associazioni che partecipano alla mostra, siamo riusciti a coinvolgere molte associazioni locali. A Novara era tanto che non c'era una mostra di settore dedicata al modellismo ferroviario. Adesso, insomma, dopo questo difficile periodo, era piacevole poter coinvolgere tutte le associazioni dall'Alto Verbano, Vigevano, un gruppo di Mortara e più o meno vicini, Cameri e quant'altro, riuscire a esporre tutti insieme per dire che ci siamo e far conoscere la nostra passione. E qua è possibile vedere modelli di ogni tipo, dai più piccoli ai più grandi, di ogni scala, tutti funzionanti su circuiti, ognuno con le proprie peculiarità, quelli un pochino più piacevoli per i bambini con tante cose che si muovono, a quelli più curati per gli appassionati che magari cercano il dettaglio o quant'altro. Insomma, è una mostra a 360 gradi che abbraccia tutti, dalle famiglie all'appassionato, insomma. Quanti gruppi fermodellistici ospita la mostra? Allora, abbiamo diversi espositori privati, ci siamo noi come museo che abbiamo portato una nostra piccola rappresentanza. C'è appunto Ferdinando Venticelli, poi abbiamo il gruppo di Cameri con i loro plastici in varie scale, il gruppo di Mortara che è il gruppo fermodellisti Lomellino, che ha portato una riproduzione in scala fedele della stazione di Mortara. Abbiamo il gruppo di Vigevano che con il loro grosso plastico, un enorme plastico del gruppo dell'Alto Verbano, dei modellisti dell'Alto Verbano, modulare con uno sviluppo di oltre 30 metri. E più vari plastici. Adesso non vorrei dimenticare qualcuno. Se ho dimenticato qualcuno, chiedo di scusarmi chi mi vedrà, sono anche un po' preso ed emozionato dall'evento. Un evento per i bambini, ma non solo. Tanti bambini e tanti grandi tornare bambini a questo evento, perché comunque il treno è una cosa che affascina sempre, insomma. Noi ce ne accorgiamo anche nel nostro piccolo, nel museo che gestiamo a Suno, dove molti genitori accompagnano i bambini ma rimangono a loro volta affascinati, perché poi tornano tutti quei ricordi di quando andavano a scuola in treno, quella vita che hanno fatto magari di qualche anno da pendolare, i racconti e poi nel vedere i modellini che girano e quant'altro. Parliamo del vostro museo, si trova a Suno, in provincia di Novara. Diamo qualche riferimento per chi vuole venirvi a trovare. Certo, vi aspettiamo tutte le prime domeniche di ogni mese, escluso gennaio e agosto. Noi vi aspettiamo dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 2:30 del pomeriggio alle 5:30 del pomeriggio. E da quanto ci siamo? Quest'anno facciamo 9 anni e siamo aperti il 24 e il 25, che è proprio il periodo dell'anniversario, con un'apertura speciale con gli stessi orari,
dove abbiamo piacere di mostrarvi tutte le novità. Questi due anni siamo stati un po' chiusi, appunto, come abbiamo detto, per questo evento della pandemia, ma i lavori all'interno siamo riusciti a portarli avanti e avremo tante novità da proporvi. Avete un sito internet? www.museoferroviariosuno.it, abbiamo una pagina Museo Ferroviario di Suno su Facebook, su Instagram, abbiamo un canale anche su TikTok, e un blog e Twitter. Insomma, usiamo tutti i social per raggiungere tutti e essere raggiunti a nostra volta, insomma. Coordinatore della mostra, un maestro modellista, siamo con Ferdinando Venticelli che oltre alla parte organizzativa espone dei suoi capolavori tutti rigorosamente autocostruiti. Sì, sono tutti modelli autocostruiti in una carriera che per me sono 62 anni e comunque il più vecchio di questi ha circa 40 anni di modello e sono tutti costruiti in lamiera di ottone, rivettata, saldata e tornita a mano. E sono modelli che rispecchiano normalmente locomotive storiche di vintage, no? Perché a me il moderno non piace assolutamente, no? E sono tutti modelli super giù americani e anche qualcuno che riguarda la nostra zona, in quanto c'è anche la famosa elettromotrice della Stresa Mottarone. Qui, se vogliamo vedere da questa parte, questa è una replica, per dire, di una vecchia locomotiva Märklin che è stata prodotta dalla Märklin negli anni 20, mi piaceva come estetica, allora ho rifatto la replica di questa locomotiva. Questa invece è una locomotiva autocostruita, è una Inspection Locomotive 440 americana che le usavano per l'ispezione delle ferrovie americane, infatti si nota la cabina lunga che ospitava il personale e l'engineering di un tempo. Qui abbiamo la famosa Puffing Billy inglese, che è una locomotiva vecchissima, proprio agli albori della trazione a vapore, no? Con FBL, con funzionamento a bilanciere e trasmissione a ingranaggi sui due assi. Lì abbiamo una locomotiva a caldaia verticale, una vertical boiler, no? Con trasmissione nel modello, diciamo così, con motore in caldaia e trasmissione tramite ingranaggi meccano sui due assi, su un asse che poi tramite le bielle lo trasmette all'altro, all'asse parallelo. Questa è la prima locomotiva Siemens che è stata prodotta nel mondo, no? E che veniva usata durante la fiera di Berlino. E la caratteristica di questa locomotiva elettrica è che aveva una presa di corrente a terza rotaia centrale, no? Abbastanza pericolosa, no? Perché la corrente che si usava a quel tempo era 110 volt, no? E trainava tre vagoncini dove i passeggeri potevano fare un giro su un ovale, un po' come questo qua, no? Un po' più grosso, attraverso la fiera di Berlino. Qui abbiamo una locomotiva Garratt articolata di piccolo tonnellaggio, diciamo così, perché ha solo quattro assi motori, no? È tutta costruita in ottone, viene rivettato, saldato a mano e però è montata su due telai di LGB commerciali. Com'è nata la passione per i treni in scala? Ma diciamo così che non lo so neanch'io, è nata, ho sempre avuto quel hobby lì, diciamo. Perché anche mi ricordo che mi parlavano di uno zio che era ferroviere, adesso non so se sono ereditato il gene di questo zio, a me è sempre piaciuto, ho fatto ancora una vecchia fotografia mia quando ero su al Santuario di Europa con in mano un trenino, no, ancora quando c'era la vecchia, la vecchia ferrovia Biella Europa, e ero andato con mia mamma e mio papà, mi ricordo ancora che ho ancora questa fotografia. Continuiamo la carrellata delle sue opere. Qui abbiamo una locomotiva Shea americana a due carrelli,
che la caratteristica di queste locomotive è che hanno la macchina a vapore verticale su un lato, con la trasmissione a cardanica sui due carrelli e coppie coniche. Queste locomotive avevano una velocità molto bassa, però esercitavano un notevole sforzo di trazione e le usavano soprattutto nei ferrovie boschive per il trasporto di tronchi con curve strette e forti pendenze. Come si può notare, la caldaia non è perfettamente centrata con l'asse longitudinale del binario, ma è disassata, perché per controbilanciare il peso della macchina a vapore che era sul lato opposto. Qui abbiamo un autocarro a vapore, adesso io ho tolto il cassone, il coperchio e il tetto della cabina per far vedere la meccanica. È un autocarro a vapore funzionante, questa è la leva della inversione di marcia, no? Il motore è un motore monocilindrico con cassetto distribuzione GUC, ai centrici, con la distribuzione comandata dai centrici. Lì abbiamo una locomotiva Norris americana, no? Due col carrellino anteriore a due assi e un asse motore, che questa qui è la progenitrice di tutte le locomotive del classico film western, che General compresa. Questa invece è l'elettromotrice famosa della Stresa Mottarone, che è stata un'icona del Lago Maggiore, diciamo, però purtroppo, come ho detto, ho specificato io, ci sono stati la cecità di alcuni personaggi che hanno smontato la linea ferroviaria e poi hanno costruito la funivia con il triste ricordo recente. Altrimenti prima si usavano queste elettromotrici qui e la caratteristica era la trasmissione a bielle sui due carrelli, dei quali ogni asse montava, i due assi interni montavano la cremagliera. La passione per le ferrovie e per il modellismo ferroviario può avere una nuova rinascita? Allora, le ferrovie spero proprio di sì, in tema reale, spero proprio abbiano una nuova rinascita, perché con tutti questi problemi climatici a cui andiamo incontro è una risposta molto veloce ed efficiente. Per quanto riguarda il modellismo ferroviario, stiamo cercando appunto con queste mostre di avvicinare il pubblico più giovane, che negli ultimi anni si è spostato un pochino più verso i dispositivi elettronici, allontanandosi dai giochi tradizionali, però piano piano cercheremo di riportarli verso il trenino. Francesco, facciamo un appello a venire a Novara per vedere questa splendida mostra. Ricordiamo dove siamo e gli orari. Allora, venite a trovarci, siamo a Novara. La mostra è qui fino al domenica 27 mattina, quindi vi aspettiamo. Gli orari sono dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. In conclusione di questo servizio penso che siano doverosi alcuni ringraziamenti. Certamente sì, ovviamente ringrazio per la splendida location il Comune di Novara, ringrazio tutti i partecipanti alla mostra che l'hanno resa speciale, perché ovviamente senza di loro non si sarebbe potuta fare. Ringrazio Ferdinando, il collaboratore che mi è stato preziosissimo nell'organizzazione, e invito tutti a venire. Ringrazio anche tutti i visitatori che ci hanno dato fiducia per questa mostra.